Presidente, primo forum del legno arredo organizzato a Milano dalla Federlegno Arredo. Un evento importante realizzato con una veste nuova, diciamo una veste più vicina agli imprenditori. Beh, assolutamente sì. Ci attengono momenti molto molto difficili, per cui stiamo cercando con tutti i mezzi di capire come muoversi in un mercato così difficile, un mercato che erano anni che non ci trovavamo in situazione così. Però diciamo, abbiamo appena chiuso un salone del mobile molto positivo e questo ci fa ben sperare. Cioè, la nostra capacità del fare è stata dimostrata dall'eccellenza sempre di questo Salone Internazionale del Mobile di Milano nei suoi contenuti ed è stato apprezzato, diciamo, un po' da tutti gli operatori pervenuti su Milano, da tutto il mondo. Questo ci fa ben sperare, però dobbiamo anche prenderne atto che la situazione economica è molto difficile, specialmente in Italia, per cui le sfide dobbiamo farle su un discorso sempre più internazionale. Noi aziende dobbiamo prepararci sempre di più ad affrontare i problemi che ci sono in giro per il mondo, perché non è che tutti ci attendono, abbiamo un'immagine molto alta, però le problematiche sono diverse, complicate. Dobbiamo prenderci le misure ed affrontare questi nuovi mercati per il futuro delle nostre imprese e delle nostre famiglie. Appuntamenti come quello di oggi possono aiutare a prendere queste misure? Assolutamente sì, diciamo che è un momento di incontro in cui ci si scambiano opinioni, idee, in cui si cerca di fare un focus sulle varie problematiche che ci sono nel nostro settore e questo credo che questa sera ne usciremo molto più ricchi, molto più coscienti di quello che ci si può aspettare, quelli che sono i problemi cui dovremo affrontarci e risolverli.